is coming. Purge this town and all your need. I'm gonna cut you down. Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui. Ciao ragazzi, siamo tornati con Bloodborne, con il nostro Victor. Abbiamo ucciso il vicario. Dopo aver ucciso il vicario con Nonchalance. Siamo tornati, ma c'era sto pozzo dove c'erano quei due che abbiamo ucciso con molta fatica. Perché volevamo... Che non ci sono più. Meno male. Perché volevamo continuare la stradina che avevamo intrapreso per andare a vedere cosa ci fosse un po' più avanti. Poi ci siamo fermati perché era... Io insistevo di andare nella porta, quindi adesso proseguiamo. C'è un bel po' di gentaglia. Devi mettere una lanterna su? Giusto per... Allora, lanternina, questa la possiamo togliere, non serve per adesso. Io metterei i coltellini, il ciottolo e la lanternina. Ok. Ho sbagliato. Scusate ragazzi, ma non sono ancora... Coltello normale o avvelenato? No, c'è uno solo, ne ho di coltello normale. E ciottolo. Ok. Molotov non ne abbiamo più. No. Dovevamo comprarle volendo, ma vabbè. No. Ok, qui c'è un po' di gentaglia. Scendiamo un attimo. Noi andiamo con la nostra. Ecco qua. Non puoi andare su da quello, come fa? No, non puoi. Ma forse lo posso andare a prendere da un'altra parte. Sì, dopo. Aspetta. Aspetta, vediamo se riesco a... prenderlo. Ah no, da qua non posso, No, come fai? Fammi vedere. No, ci uccidiamo. Sì. No, non ci uccidiamo. Quello sta lassù proprio per rompere le balle. Eh sì, quello è l'intento più che altro. Oh, finalmente. No, finalmente. Voglio vedere se riesco a ucciderlo io. Come lo puoi uccidere? Con la pistola. Ma la nostra pistola non è mica così forte. Ce ne sono due, la cosa non è fattibile. Devo andare via da qui. Ok, mettili di qua. Ci sarà qualche trappola? Resir di piombo. Ah, e tutto questo, quando siamo andati alla casa del cacciatore, lì, come si chiama, rifugio del cacciatore? Così si chiama? Penso di sì. Dove c'è la signora, la bambolina che ci fa passare i livelli, come si chiama? Il nostro sogno. Sogno del cacciatore. C'era un messaggero che ci ha fatto un regalo, ci ha regalato un occhio. Ah, ma tu non entri. Ah, quindi questa è la tattica che usi anche con l'altro? No, vabbè, sì, con l'altro sì, ma questo qui adesso vediamo come fare. Perché questo sa quello che spara, capito? Io potrei anche non farlo, però volevo riuscire a capire. Ma lascialo lì, che ti fa? Guardate, dove stanno quelli? Dai, vieni, su. Dai, vieni, vieni. No. Dai. Ucciso? No, lui è andato. Non mi ha lasciato neanche niente. Io non riesco, non saprei come farli quelli da sopra, in verità. Ci vorrei anche arrivare, ma... Ehi, Gio, ne hai venduto a farmi agguati? Shock. Eh sì, mi fai abbastanza male. Bene. Vediamo se posso salire qua. No. No, niente. Questi devono rompermi le balle, praticamente. E non li posso fare, vabbè. Allora, ce ne andiamo tanto. Sì. Adesso ho fatto quello che dovevo, ho ucciso questi due. Qua non c'è niente, qua non più strada. No. L'ho preso pure. Vabbè, andiamo.
Ok, proseguiamo, ma questo ragazzi. non c'è niente? No, abbiamo già visto sia di qua che di là. Proseguiamo senza paure. Oddio. Più o meno. Che cos'è questa cosa? Una comunione. Immensa. Io faccio il giro largo per vedere se c'è qualcosa. Qui c'è una porta. Abbastanza grande. È un cancello. Oh! Cos'è stato? Chi è? Follia? Chi era? Sei morto? No, non ci ha lasciato. Allora, dobbiamo essere attenti a vedere prima dove sono i nostri echi. Esatto, è stato lì vicino alla porta. Ma forse perché tu ci hai girato intorno invece di andare direttamente davanti. Beh, vai a prendere gli echi prima. Non andare vicino alla porta intanto. No. Si apre via via. Girati, dove è andato quello sciocco? La porta non si apre. Ok, quindi questa non è una strada da fare adesso. Per forza di cose non posso fare niente qua, ragazzi. Andiamo dall'altro giardino, allora. Andiamo dall'altro giardino dei finzi continui. Non so se sono continui, però va bene. Ah, c'era del fialetto quello nascosto, hai visto? Spacchiamo tutto per una... Ci vediamo dall'altra parte, ragazzi, però. Oh. Anche perché abbiamo 10.000 archi di sangue. Niente di che. Vabbè. Però anche qui, non avendo... No, qua siamo già andati. Dall'altra parte però penso che sia un po' più lunga la storia. Eh sì, penso anch'io. Anche perché mi ricordo che c'era tutta una stradina lì da fare, no? Allora ragazzi, andiamo a vedere. Ok. Mi ricordo che qui siamo scesi solo per vedere un po' com'era la situazione, siamo arrivati fino a qua, se non ricordo male. No, fino più avanti, esatto. Ah. Fino a qua, dove sì. Abbiamo detto un po' troppo lunga la questione, forse è meglio tornare indietro. Esatto, come se fosse un boschetto. Ah sì, che siamo arrivati qui, c'era un po' di cani e gatti. Un po' di caos, abbiamo detto non è proprio cosa. Forse viene fuori anche qualche funghetto gigante, ti ricordi? Mamma mia, chi si scorda più? Allora, sta quello che sta lì che mi sta aspettando, col fucile. Io direi di attaccarlo subito, quello col fucile. Vabbè, il cane non c'è, perfetto. Con un colpo? Sì. Un cane... Guarda quello là in fondo. Un demoniato? Un toro? Cos'è? È un cane con le... Ah, aveva il bastone in bocca. Sì. Oh. Quello chi è? Chi è quel tizio che tutto... c'ha tutti gli stracci addosso, uno straccione. Ah, uno straccione. Oh oh. C'è un mago come va? Ah, è andato dall'altra parte. Bene, quindi spostiamo da questa zona qua prima di andare. Ah, secondo me bisognerebbe farlo. Oh, aspetta, bisogna. Facciamo una zona per volta. Se teniamoci tutto magari da un lato prima. Arriva? Eh sì, anche con nonchalance arriva. Ah, ma sono sempre loro. No? Ma secondo me questo li fa uscire, sto. È veloce. No, ci sta quello che mi sta sparando, che mi dà fastidio più che questo. Vabbè. Cioè questo mi fa male, ma è quello che mi blocca a me. Insomma. È morto, sì. È duro, ma... Siamo di sangue e tempra maledetta, dobbiamo anche vedere un po' di gemme, esatto. Se possiamo cambiarle. Attento, che è proprio lì davanti a te. Oh! Allora. Requisisci il cadavere, ok.
non abbiamo più usato la pistola, no, però. Lo so, ma la pistola è un po' difficile da... Annaggia, ma stanno sempre in giro questi. Dove sta? Là. Ma questa spada fa proprio malissimo. Qua ce ne sono 10.000 lì. Forse dobbiamo prima guardare intorno. Ce n'è un altro là. È tipo un cimitero qua, ce ne sono due, uno per qua. Vabbè, una scorta di... I proiettili è una buona zona. Oh mamma mia, vieni qui. Mi sono dimenticato qualche... Due. Cos'era? Ah, lì c'è l'altro mago, vedi. Sì, ma dobbiamo vedere prima qua tutto intorno, cosa ci siamo lasciati indietro. Bah. Sembra nulla di interessante. Siamo arrivati da qua? Esatto. Ah, sta arrivando quello là, attaccalo prima che chiama tutti i suoi amici. Ah. Ha le braccia lunghe queste. No. Sbaglio io. Non sei forte. Insomma. No, sbaglio io. Buono. Questo ci lascia la bellezza di un'altra gemma del sangue tempra maledetta. Ok, allora dov'è che stavo andando in verità? Perché poi... Stavamo guardando tutto intorno per vedere se c'era altro, ma mi sa che si tocca andare nel gruppo di gentaglia, pastori tedeschi. Che non so più dove sia. Ah, eccoli. Stanno facendo un sabba. Summit. Ma... Mi sembrano un po' quattro straccioni più un sabba, sai. Tira un sasso? Ma no, mica mi fa così, guarda. Ma no... Sparano tutti questi. Sono morti tre. Ma perché questa spada? Non so se mi piace più tanto sto gioco se li uccidi con un colpo solo. Beh, questi sono piccoli, Però con la nostra scelta non li uccidevi così. Sangue freddo denso. Polvere di midollo osso. E atti 5 polvere di midollo osso. Ok, abbiamo fatto una bella... Ma quindi non c'è nient'altro, quindi? Ma sembra di no, ma mi sembra strano che è finito così qua. No, deve esserci una strada, perché... Forse di qua. Oh. No. Allora, se noi siamo arrivati qui, forse di là. Sì. Potevi anche non passarci allora. No, questo dove siamo venuti? No. Qualcosa, scusate, ma non riusciamo a capire c'è qual è qualcosa la che mi sfugge, perché qui c'erano tutti. Ok, allora dobbiamo andare di qua, e non è strano che almeno tu non sia finito così. Che zona è? Ecco. Che zona è? Hai trovato la strada? Molto bella. Si vede che l'ho trovata, eh? Sì. È rimasto con un punto ferito questo. Certo. E non lo riesce a prendere, oltretutto. Perfetto, cagnolino. Vedi, di sangue. C'è un altro che sta sparando come un pazzo. Sì, ma qua ci sono un sacco di cacciatori. Eccolo là. Aspetta, qua c'è un'altra strada di qua. No. Io vengo sempre qui a fermare i colpi comunque. Adesso che lo sappiamo, sì. Non esce dal nulla. Certo. Praticamente. Oh, c'è anche un cancello lì, vedi?
Torna da dove sei venuto. A questo non c'è dato niente però. Eh sì, è uscito perché calca così tanto bene. Vediamo se riusciamo ad aprire la zona, se anche questa è chiusa. Perché sono tutte chiuse e non sappiamo più dove andare. Molto bene, ma non abbiamo altre strade noi da fare più indietro. Che io sappia una forse. Però... Oh, là, andiamo avanti. Oh, un Hemwick. Charner Lane. Possiamo ridire? Hemwick. Charner Lane. Non si sa dove siamo, ma va bene così. Oh, guarda che bel falò. Mamma mia, io direi, che bella lanterna. Io direi proprio di ragazzi di salutarci proprio qui. Arrivati, in modo che dopo sì, avanti. Partiamo con Henrik, vada là, Charner Lane. È un posto bruttissimo a quanto sembra. Ma non è vero, è molto carino. Va bene. Ok ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao a tutti.